Ciao a tutti e bentornati da Karin con The Amazing Digital Circus. Oggi il nostro amico Red insieme al nostro amico... Vi ricordate come si chiama questo ragazzo? Vi do un piccolo indizio. È un personaggio di FNAF. Ebbene sì, scrivetelo nei commenti il suo nome. Noi li abbiamo visti in mille avventure, ma oggi in una nuovissima avventura. Perché ancora con Pomni non li abbiamo visti. Vediamo che cosa riusciranno a fare. Intanto... Gli hanno sputato fuori una Pomni in faccia, insacchettata. Pomni biscotto, cookie Pomni. Si sono trasformati. Anch'io voglio trasformarmi in Pomni. E voi? Il glitch è arrivato. Vuole glitchare tutti. È arrivata anche Pomni. Mi sa che devono affrontarlo. Mi raccomando, voi se non l'avete ancora fatto, lasciate tantissimi mi piace e iscrivetevi al canale per aiutare Pomni a sconfiggere il glitch. Eccolo, è pronto a combattere. E come sempre, il combattimento somiglierà molto a un gioco che conosciamo benissimo, Cuphead. Fatemi sapere se lo avete mai giocato su Nintendo Switch o su qualsiasi altra piattaforma. Io adoro Cuphead, anche se è molto difficile in alcune parti. Ma qua dobbiamo combattere contro il boss glitch. Ruggisce, ringhia. E con il suo gigantesco occhio, sembra l'occhio di Sauron nel Signore degli Anelli. Sta fulminando tutto e di più. Tira anche delle parti di se stesso. Aculei giganteschi. Siamo a metà salute. Ce la stiamo per fare. È il momento di spammare like. Like, 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 like. Scrivete glitch, non puoi vincere nei commenti. E forse riusciremo a aiutare Gregory. Ce la puoi fare, Gregory. Io tifo per te. Mi sa che Red ha un'idea. Un'idea geniale delle sue. Ha strappato un bottone a Pomni e l'ha piantato nell'occhio del glitch, ma... Tiralo, Pomni! Se ne ha fatta nascere altri! Stanno tempestando l'occhio di glitch! Forse... Volevano accecarlo. Beh, secondo me ce l'hanno fatta. Vittoria! Bravissimi. Bravo Gregory, brava Pomni e bravo anche Red. E adesso? Mi sa che avranno una delle brillanti idee. Assaggiare. Di cosa sa di formaggio? No, di limone. Non mi dire che sono caramelle al limone. I bottoni di Pomni sono caramelle. E sembrano buonissime. Come sempre, mi sa che... Faranno una fabbrica, inizieranno il commercio e faranno anche una pubblicità. Mi chiedo solo, Chica, alla fine, arriverà ad assaggiare tutto e farà un'indigestione come al solito? Se avete visto gli scorsi video, saprete benissimo che Chica è una mangiona. La stanno imbottendo! Come le oche! Pomni Chewingham! Sono Chewingham! Gomme da masticare! Come le Vigorsol! O come Big Bubble! Però sono a limone! Ne vorrei tantissimo assaggiare una! Fatemi sapere nei commenti se anche voi vorreste assaggiare le caramelle di Pomni! Guardate bello, c'è anche il camion! E adesso inizieranno il commercio! TV ad! Pubblicità! C'è Ragata! È frizzante, mi sa che frizzica in bocca. Io adoro le cose che frizzicano, ragazzi, le adoro. Guarda come frizzica. Non riesce a smettere di mangiarle. Devono essere veramente buone. È arrivato Jax. Assaggia, Jax. Mettine una in bocca. Ha frizzicato anche lui. Ne vuoi un'altra? La vuole. Ha finto di non volerla, ma invece la vuole. Creano dipendenza, ragazzi.
Ed eccola, è arrivata Chica, proprio come mi aspettavo da lei. Vediamo se farà indigestione. Tutte! Ovviamente, non potevamo aspettarci che questo. È deviata, è totalmente deviata. Ogni cosa che vede gialla pensa che sia una caramella. No, Chica, quello è un palloncino! La sua dipendenza non può più essere appagata perché ha finito tutte le caramelle in commercio. Tutto quello che vede giallo prova a mangiarlo. Povero pulcino! Lasciate dei cuori gialli nei commenti. È arrivato quell'istante in cui cuori gialli nei commenti, ragazzi. Gli si è anche spaccato il becco. Ha provato a mangiare una palla da bowling. Chica, devi calmarti. Quello è il glitch. È il cappello da lavoratore del glitch. Beh, smaltirà correndo così tanto. Bummy chewing gum ball. 3,50 euro, dai. Nemmeno troppo. Mi sa che è nella pancia del glitch. È stata scagazzata fuori o vomitata? Ai boh! Che schifo! Vomito uscito dal bius del Digital Circus Children? Quindi bambini? Children vuol dire bambini, se non lo sapevate. È la piccola Pomni con il piccolo Jax da cuccioli. Da piccoli. Come sempre Jax è antipaticissimo. Ha buttato la palla di Pomni in acqua. È arrivato! Kane! Io adoro Kane, mi piace tantissimo, lo amo. L'ha teletrasportata sulla palla, ma non è una buona idea. Le hanno anche messo le palle da giocoliere in mano. A momenti cadrà, me lo sento, me lo sentivo. Era troppo difficile. Kane l'ha appena stesa, come se fosse una coperta, un asciugamano, un paio di mutande. Un'altra scenetta divertente, vediamo che cosa fanno questa volta. Jax dispetti, come sempre. E la piccola Pomni vorrebbe il suo panino. È arrabbiata. Che cosa ha intenzione di fare, secondo voi? Ha chiamato il glitch! Vai, vai da lui, vai da Jax, dalli noia, mangialo, falli paura! Beh, direi che è un bel modo per riprendersi il suo panino, la giusta vendetta. Gliel'ha dato metà! Brava Pomni, sei altruista, gentile e carina, ti amo! Se anche voi amate Pomni, scrivete ti amo nei commenti. E adesso? Quella era Ragata, è stata picchiata e glitchata. Che cosa vuole fare? Sembra che abbia un piano malvagio in mente. Vuole far paura a tutti! Ma hai ammazzato Pomni. Cioè, me l'hai spaventata a morte. E ora c'è Jax. Mi sa che gli è venuta la diarrea. Ha mangiato troppo. Che schifo! Lo sapevate che i conigli cagano a palline? Fanno la popò a palline, sì. Ecco perché Jax stava facendo la cacchetta a palline. Se avete un coniglio sapete di cosa parlo. Fatemi sapere nei commenti che animale avete a casa vostra. E ora andiamoci a vedere altre storie di The Amazing Digital Circus. Queste sono un po' strane, quindi dobbiamo stare attenti. Jax in un universo alternativo. Mi sembrava uno scienziato pazzo. Mentre Ragata sta pensando a Jax. Che cosa sta succedendo? Mi sa che a Jax gli è caduto addosso il liquido tossico e si è trasformato in un mostro e sta distruggendo tutto. Il piccolo Kane e la piccola Pomni stanno scappando, ma Jax sta pestando a morte tutti quanti. È diventato un vero e proprio mostro, come Hulk quando si arrabbia. Ma che cosa... Era un insetto schifosissimo! Ragata è molto spaventata, ma Pomni e Kane sono coraggiosi. La stanno proteggendo.
Jax è entrato strisciando. Che cosa ha fatto? Non mi dite che ha infettato Pomni. Kane, fai qualcosa, te che sei super potentissimo, ti prego. Oh no, è come uno zombie. Basta un morso e infetta tutti. Che cosa le ha detto Ragatha? Oh, in questo universo alternativo Ragatha e Jax stanno insieme e hanno adottato Kane e Pomni. E lei ha provato a ricordarglielo, a quanto pare. E questi chi cavolo sono? Correte! Le ha detto correte. Vuole salvarli. Allora si è redento. Redenzione per Jax. Ha dato fuoco a tutto. Anche a se stesso. Praticamente Pomni e Jax sono morti. E sono rimasti solo Kane e Ragatha. Vabbè, passiamo alla prossima storia. E questa volta universo. Questo sembra un universo molto più simile a quello originale di The Amazing Digital Circus, se non sbaglio. Sono al circo, i personaggi sono tutti adulti e c'è il glitch. Bravo Jax, con i tuoi coltellacci hai scacciato quel cattivone. Non mi dite che Ragatha e Pomni se lo litigano? Sono entrambe innamorate, forse? C'è da capire. Con una monetina nella fontana, Kane si è trasformato e è diventato vivo. E per un piccolo pagamento, mi sa che sta per diventare Cupido con un arco dell'amore e una freccia da sfrecciare. Una freccia da scoccare. Sfrecciante. L'ha colpito. Oh no. Invece di colpire Pomni, ha colpito Ragatha. Non credo che Pomni sia molto felice di questa cosa. Kane? Ma che cavolo hai fatto? I due sono proprio innamorati. Ma che cavolo sta succedendo adesso? Oh no! Si azzuffano di nuovo per Jax! È rimasto in mutande! Gli hanno tolto tutti i vestiti! Mi sa che sono state scoccate un po' troppe frecce. Direi che questa storia ci dà un bel insegnamento. Non possiamo far innamorare per forza qualcuno di noi. Altrimenti succede un delirio. Ma poverina, ma... Pomni, tutto questo, che fine ha fatto? Questi sono più innamorati di prima. What's that? Ha tirato fuori la sua bacchetta magica. E ha fatto cadere frecce su frecce. Peccato Pomni! Non mi dire che adesso si odiano. Quelle erano le frecce dell'odio. Questa volta Pomni ha trovato della spazzatura. Cibo smangiucchiato, ma da chi? Da Jax forse? Mi sembra un bel mangione. A quanto pare è proprio lui e si sta mangiando anche tutte le patatine. Jax? Si è beccato anche un bel ruttazzo in faccia. Che schifo, Jax, hai gli scarafaggi addosso. Ma non è che in mezzo a tutta quella spazzatura hai attirato lo schifo più assoluto? Una ciabatta? È la ciabatta per schiacciare lo scarafaggio! Eccolo, ora è bello spiaccicato. Povero Jax, non penso che sia felice di tutto questo, ma d'altronde, come altro poteva fare? Mi sa che i due sono abbastanza arrabbiati da finire sul ring.
Jax è alto, ha le braccia lunghe e può tenere Pomni bella lontana. Ma è legale dare una pedata proprio là sotto nelle parti basse? Io non penso che sia legale. Come Winner? Beh, mi sa che in questo scontro era legale tutto. Povero Jax, mi dispiace, hai perso. Brava Pomni. Round 2. Secondo round, con le pistole? Una l'ha schivata, ma l'altra l'ha presa in pieno. Tocca a Jax sparare. Tre colpi? Si sono uniti in un unico colpo gigante. Beh, sono uno pari. Round finale. Chi vince questo vince tutto, forse? Draw, devono disegnare? Ma draw non vuol dire disegnare. Witchcraft? Ma che cosa? È una strega? Stanno facendo un pentolone magico? Ma che cosa? È il pentolone della strega, pieno di magia. La pozione dell'amore. Se due persone litigano e basta... Beh, l'unico modo per farle smettere di litigare è farle innamorare. Un po' di liquido e pozione dell'amore nell'aria e tutto è risolto. Stanno per fidanzarsi. Adesso li devono fermare, no? Non più dal picchiarsi, ma dal baciarsi. Amici e amiche, se volete vedere altre storie di The Amazing Digital Circus, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vedremo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate mi piace, cliccate sul tasto iscriviti e ciao!